Cronaca. Sugli spalti del Giglio l'odore dello Zaccheria, vista la rappresentanza di tifosi rossoneri. In curva anche uno striscione di ringraziamento per Telefoggia. Il tecnico di Orbetello cambia. Dentro dal primo Traoré, Cardin, Frigerio e Cruz. Benitucci è spostato a destra nel tridente d'attacco con Tiboni Boa. Dopo 7 minuti il Carpi però è già in vantaggio. Cesca è bravo a pescare Eusepi, il diagonale di quest'ultimo. Non lascia scampo a Ginestra. Gara in salita, ma il gol subito non spaventa il Foggia, che reagisce immediatamente e comincia a prendere le misure all'avversario. Al 12esimo Cruz costringe Bastianoni alla deviazione in angolo. Rossoneri protesi in avanti, inevitabilmente costretti a concedere spazi e contropiede. In uno di questi Di Gaudio sciupa da ottima posizione, angolando troppo la conclusione ravvicinata. Al 24esimo ci prova Venitucci, conclusione a lato. Il gol sembra nell'aria e puntuale, arriva 2 minuti più tardi. Sulla sinistra Cruz vede Frigerio, il cross è un boccone prelibato per Tiboni, che sale in cielo e mette dentro. 1-1, è festa grande. Il pari galvanizza ulteriormente i rossoneri, che continuano a macinare gioco. Al 35esimo ancora Frigerio, dalla sinistra serve Cruz, il brasiliano di testa spedisce fuori misura. Prima del riposo, sugli sviluppi di un corner, Gigliotti colpisce tra testa e spalla, Cruz non arriva alla deviazione vincente. Ci prova anche Meduri su calcio piazzato, Bastianoni è attento ed alza in angolo. Nella ripresa, ancora Foggia, Tiboni non riesce a girare, ancora sul servizio di Frigerio. Lo stesso Tiboni in girata calcia dal limite, sfiorando la traversa. Dopo un quarto d'ora dentro Tomi per Frigerio, cambia anche Notari Stefano che inserisce Cabin per Eusepi. I cambi decidono in un certo senso il risultato, perché al 17esimo è proprio Cabin ad involarsi sulla destra. Il marocchino entra in aria, salta Lanzoni, si allunga la sfera prima del colpo di carambola disastroso di Tomi, che nel tentativo di liberare scarica sul corpo di Di Gaudio. Da non credere. Passano 5 minuti e il Carpi fa tris. Dalla lunga distanza l'albanese Memushai trova il tiro della domenica, 3-1, che sembra chiudere i conti. Ma non è così, perché il Foggia non si arrende. Stringara inserisce un'altra punta, Giovio, che subentra a Cardin. Venitucci si sveglia e lascia partire un bolide, secondo Eurogol, e gara riaperta. Entra anche Agodirinni in luogo di Cruz e proprio al nigeriano nei minuti finali. Capita la palla del 3-3. Sul suo colpo di testa vola Bastianoni, provvidenziale l'intervento del portiere emiliano. Prova a rimediare anche Tomi dalla distanza, sfera alta, e dopo 5 minuti di recupero la beffa è definitivamente servita.